Buonasera a tutti. Questa sera protagonista della nostra serata è il padrone di casa, il nostro presidente, Maestro Treccani. Vedo il titolo, prepararsi una tastiera. Questa è una metafora, ovviamente, una metafora di tipo musicale, che io comincio a leggere, vedere un po' se voi siete d'accordo con la mia lettura. Prepararsi una tastiera. Ora, la tastiera nel pianoforte non si prepara, è già preparata. Questa è la prima differenza. Prepararsi una tastiera vuol dire che bisogna cominciare a preparare la possibilità di fare. Ecco, questo è il primo punto interessante. Cioè, non stiamo parlando di come si fa, ma stiamo parlando di come è possibile fare qualcosa. Quindi prepararsi la possibilità, cioè prepararsi la tastiera. La tastiera nel pianoforte c'è, qui pare che non ci sia. Qui pare che invece bisogna costruirsela. Quindi la pittura è un evento che viene contemporaneamente o subito dopo alla possibilità di realizzarlo, al darsi gli strumenti per realizzarlo. Gli strumenti non sono soltanto strumenti materiali, sono strumenti, direi, di una esperienza. Quindi la pittura nasce, secondo me, da una tastiera che può essere chiamata anche esperienza. Ma un'esperienza si prepara? Difficile preparare un'esperienza. L'esperienza nasce, un'esperienza c'è. Quindi allora stiamo a metà strada tra un'esperienza che c'è e una tastiera che si prepara. Insomma, non voglio farla lunga, do la parola a Treccani. Peccato, perché guarda, ho già fatto la conferenza. Mi hai davvero aiutato molto. Del resto, con Fulvio, con Papi, abbiamo parlato tanto e io credo che il rapporto tra un pittore e uno studioso e un filosofo sia utile, perché da questa esperienza di noi che facciamo con le mani può servire a chi da queste esperienze trae poi delle sintesi, trae dei ragionamenti. Prepararsi è proprio come dice Fulvio, la tastiera oggi non c'è. Noi viviamo in un momento in cui non basta per un artista, direi, eseguire, sia pure con tutte le variazioni del caso, ma eseguire entro certi parametri, entro certe indicazioni, una scelta di vita. Qui bisogna partire dalla scelta di vita, bisogna partire dalla costruzione, da questo primo livello della formazione di un'opera, che appunto è la vita in tutti i suoi caratteri, in tutte le sue varietà, delle quali nessuna può essere inutile o essere perduta per arrivare poi ai successivi livelli che sono quelle dell'opera. E cioè noi ci troviamo in una situazione, nel nostro secolo, certamente da quando io lavoro, da 50 anni a questa parte, in cui il rapporto con il proprio mestiere parte da molto indietro, da molto lontano. Io ricordo che una delle prime volte che ho scritto qualche cosa lavorando, dicevo la condizione dell'artista è la condizione dell'uomo. Era un po' la nostra bandiera degli anni di corrente, degli anni dopo la liberazione. E certo, le cose non stanno proprio così, perché non basta essere un uomo per essere un artista, però indubbiamente essere un uomo, essere una persona legata profondamente alla vita è la base per poter fare qualcosa. In questi giorni io ho avuto un'esperienza interessante.
in un seminario sul colore che riunisce bambini e adulti a cura della pratica freudiana, abbiamo sperimentato il modo di lavorare degli adulti, non pittori, non artisti, e dei bambini. Che cosa appare subito? Che mentre il bambino, davanti a un oggetto e davanti anche a un'indicazione, non so, se io ho detto vogliamo dipingere un cielo, vogliamo dipingere un mare, mentre il bambino ha qui una certa tavolozza, un rosso, un blu, un verde, e con una disinvoltura straordinaria, con una semplicità meravigliosa, affianca questi colori all'oggetto o all'indicazione, invece l'adulto non artista si sente estremamente impacciato. Non perché non sa disegnare, perché non è che non sa disegnare, anche il bambino non sa disegnare, ma l'approccio alla realtà, l'approccio con la realtà è diverso. Perché? Perché il bambino ha una freschezza che l'adulto non ha più, per cui quando ho davanti un oggetto, dico ho, non artista, chiunque ha davanti un oggetto, ha una presunzione di conoscenza. Pensa che quell'oggetto sia qualche cosa che la vita gli ha indicato, che l'esperienza gli ha indicato e che ha già fisso in una parte di se stessa, che non è quella parte che comprende, detta volgarmente, anima e cuore, per cui si può esprimersi artisticamente. Vi è una lettera di Saba, di Umberto Saba, molto bella, in questo scambio di lettere che lui ha avuto con Weiss e con il suo psicanalista, che dice così bene questa cosa. Dice, certo è che gli artisti, diversamente dagli altri uomini, che hanno un modo di pensare più astratto e più logico, pensano come i bambini per immagini. Quasi tutti i bambini sono artisti, sebbene non abbiano nessuna coscienza di esserlo. Quel fanciulletto di 3 o 4 anni che, trovandosi sulla riva del mare in compagnia di suo padre, vedendo fumare una nave in procinto di partire, gli domandò se avrebbe navigato tutto quel giorno e poi anche tutta la notte, ed avendogli il padre risposto affermativamente, esclamò: e allora quando dorme? Era molto vicino ad Omero, ad Achille che parlava al suo cavallo lamentandosi con lui del destino che lo obbligava a morire giovane. L'artista conserva questo dono anche nell'età matura, mentre gli altri uomini lo perdono, ne prende coscienza, se ne fa un'arma, la sola, nella maggior parte dei casi di cui disponga. È detto, sono cose che si sanno, ma è detto molto molto bene, a mio modo di vedere, e dà questa indicazione precisa della necessità di decostruire un'immagine che ci siamo formati e che dobbiamo riconquistare giorno per giorno nel rapporto con la realtà. E in altre due conversazioni che avevo fatto qui, e che una era lezione di disegno, l'altra era come si compone un quadro, i tre livelli, e partendo da questo avevo un pochettino detto i passaggi per arrivare al secondo livello, il primo livello la vita, che è il secondo livello, che a vedere si impara, che il margine tra osservazione e invenzione, costituisce il secondo livello dell'operare artistico. Poi le immagini vivono di vita propria, per cui bisogna strappare lo schermo per vedere il mondo avvicinarsi. Avevo portato l'esempio di Rembrandt, citando quel bellissimo scritto di Genet, che appunto diceva come negli ultimi suoi anni Rembrandt era poi arrivato alla pozza di colore
con cui intingeva il pennello, e diceva era diventato buono, nel senso che aveva ormai assorbito tutti questi livelli dalla vita all'esperienza, e allora c'era soltanto il pittore. Ecco, oggi io vorrei partire da qui per vedere questo terzo livello in cosa consiste, con delle osservazioni che riguardano proprio il fare del pittore. E queste le ho scritte, sono brevi, e cerco di dirle, di leggerle il meglio possibile. Allora, vedi Fulvio, come tu accennavi, prepararsi una tastiera è detto nel senso che per esprimersi artisticamente è necessario ricorrere a una convenzione di segni, colori, suoni e così via. Ciò è stato in tutti i tempi. Il problema di oggi consiste, quello che tu dicevi, nella fluidità dei sistemi, nella impossibilità di riferirsi a un dato ritenuto valido per tutti senza limitare in modo sostanziale o annullare l'atteggiamento creativo. Certo, anche nel 300, nel 400, nel 500 e via via, era molto grande la possibilità dell'artista di muoversi entro una scuola, entro determinati parametri, ma mai come oggi tutto questo si muove come camminare in una sabbia mobile. E quindi qui inizia la vera difficoltà. Il prepararsi una tastiera adeguata è fatica che non può essere disgiunta dal rapporto complessivo con la vita. Non è cioè soltanto un fatto tecnico, ma è anche un fatto tecnico fondamentale. L'artista è un uomo che conquista un mestiere. In un certo senso, un altro luogo comune, ma una volta tanto mi sembra buono, è dire, si dice, artista si nasce. Sì, infatti artista si nasce, però pittore si diventa. E questo è tanto più importante oggi, in cui c'è questa fluidità dei sistemi. E anche per questo, in un'epoca passata, io credo che quel parallelismo tra il bambino e l'adulto non poteva essere fatto in questo modo. E in fondo, se lo possiamo fare, è proprio perché oggi siamo veramente sulle sabbie mobili, insomma, ecco. E quindi ci appigliamo là dove c'è una sorgente di realtà, una sorgente di verità, non soltanto una costruzione o concettuale o soltanto di osservazione, ma cerchiamo di andare un pochettino più al fondo. Allora l'artista è un uomo che si conquista un mestiere. Qualsiasi soluzione per realizzare i sogni di un artista dipende dai mezzi impiegati. I materiali hanno una straordinaria importanza nell'espressione. Essi accompagnano il lungo cammino che porta all'immagine. In una certa misura, essi, materiali, determinano il risultato prima del loro impiego. La proposta, e questo ancora vale l'esempio dei bambini. Guardate che quando a un bambino gli mettete lì davanti 5, 6 o 7 pastelli colorati e prendono e gli dite fate quel barattolo o dipingete il cielo, si servono di questi colori con la stessa freschezza e libertà di Picasso quando dice se non ho del rosso adopero del blu. Quello ci è arrivato attraverso tutto il riassunto della storia dell'arte. Insomma, i bambini ci arrivano perché ci arrivano? Perché desiderano, perché vogliono. Vogliono fare quell'oggetto, vogliono dipingere un cielo, amano le cose che hanno davanti e che vogliono esprimere. È questa che permette loro di fare quello. E per arrivare invece noi a quell'amore, a quel desiderio, dobbiamo un cammino tremendo, insomma, per arrivare a questo. In una certa misura, dicevo,
i mezzi determinano il risultato primo del loro impiego. La proposta creativa è legata alla scelta dei mezzi. I colori acrilici invece dell'olio, la tela piuttosto che il muro o altro supporto rappresentano un vincolo necessario all'immagine. È un errore sottovalutare e contrastare il valore dei mezzi. Può sembrare un paradosso, eppure solo facendo proprie fino in fondo le ragioni dei materiali e accettando i condizionamenti del procedimento si libera la sostanza dell'invenzione artistica che è di natura soggettiva. E sembra una contraddizione, ma è esattamente il contrario. Sempre come dicevo per i bambini, se tu hai dei mezzi che adoperi fiducia, di queste parole tu te ne servi con la libertà necessaria e con l'invenzione necessaria. Più volte, ecco, questo spiega un po' questa ideuzza. Più volte mi è capitato di lavorare in particolari condizioni di menomazione fisica o di carenza di ingredienti. Le costrizioni hanno sempre fatto corpo con il risultato, nel senso di soddisfare la mia scelta mentre seguivo la via obbligata. Come dicevo prima, Picasso, se non ho del rosso, metto del blu. A me è capitato che per un incidente, in un certo periodo, ho dovuto dipingere servendomi di una sola mano, con ritardi di esecuzione, disposizione e uso dei colori, che nell'impedimento hanno portato a soluzioni nuove. Le difficoltà mettono in risalto la formazione del linguaggio, dalla tavolozza il dipinto con tutte le variabili. Se la scelta dei materiali è importantissima, il risultato è anche dovuto al caso. Naturalmente, ogni sforzo è per ottenere il massimo di padronanza dei mezzi espressivi, ma senza farsi illusione. Il margine tra quanto ci proponiamo e il risultato è sempre grande. La differenza non è solo quantitativa. Una parte di inespresso appartiene alla vita del pittore. Qui regna il caos. Ebbene sia così, almeno dal punto di vista soggettivo, altrimenti ci sarebbe da scoraggiarsi con pochi colori davanti da trasformare in un mondo di luce. Io non so se rendo l'idea con questo. Perché ho portato l'esempio dell'impedimento? Perché l'impedimento ti paralizza in un certo senso rispetto a quello che tu credi sia la tua capacità inventiva. Ma se è vero che quello che tu realizzi lo realizzi partendo da un linguaggio, parole per il poeta, segni e colori per il pittore, il fatto che tu ti senti limitato ti costringe a liberare tutto quello che c'è in te di creativo che ti riporta al primo livello, che ti riporta al livello della vita e che ti riporta al secondo livello, che è il rapporto tra l'osservazione, a vedere si impara, e l'invenzione. Ecco. E questo insieme, è questo circuito che è quello che l'esperienza ti porta, e poi vedremo ancora qualcosa in questo senso. Scusate, ma sono freddone. E qui qualche osservazione va fatta sui mezzi e sull'insorgere dei mezzi meccanici di rappresentazione, la fotografia per esempio, che ha indirizzato la pittura oltre il verosimile. Nell'interrogarsi sul significato di realtà, l'artista ha potuto chiarire meglio i suoi intendimenti. La ricostruzione fantastica del mondo si perde nella profondità dell'essere. La ricerca di quanto è fuori di noi rimane libero da pregiudizi imitativi, almeno per chi fa
una pittura come quella della quale io parlo e di cui io non faccio nessuna teoria, io parlo di una mia esperienza. Sul piano della tecnica le conseguenze sono rilevanti. Il tipo di soluzione pittorica è frutto di continui tentativi di selezione. Nel mio caso il colore luce, la lievitazione del fondo, adoperato come materia pittorica, solcato da tratti colore essenziali. Qui adesso certo bisognerebbe fare qualche esempio, ma non è possibile. Preferisco i materiali che favoriscono rapidità di esecuzione. La scoperta dei colori acrilici rappresenta una svolta nel mio lavoro. I colori acrilici, usati con libertà, in molti dipinti sostituisco ai pennelli la spugna o direttamente le mani, consentono una trasparenza, una polverizzazione del tono, un trascolorare, una lucentezza nell'impianto che rendono possibile risolvere il rapporto segno-colore secondo una diversa concezione del volume, i pieni e i vuoti altrimenti distribuiti nella struttura generale della composizione. Sono rimasto fedele all'insegnamento di Cézanne: più il colore si armonizza e più la forma si precisa. Quando il colore raggiunge la sua massima ricchezza, la forma è nella sua pienezza. L'uso dell'acrilico porta a sviluppi imprevisti per ciò che più mi sta a cuore: l'espressione di figure luminose, essenza del reale. La luce si distribuisce in ogni parte della composizione, al limite ogni figura si compendia in forza luce. E a lato di queste considerazioni vi è il rapporto tra il particolare e il tutto, che è per così dire il diagramma della rappresentazione. Dove sfoca il rappresentabile nel quadro? Dove scompare ciò che sta ai margini e che pure è sostanza del rappresentato? Dipingo un volto. Dove sfuma ciò che non rientra nel foglio e che pure non può mancare nello sguardo dipinto, che è il fuoco dell'opera? E questo, per esempio, è comprensibile se noi guardiamo una fotografia, insomma. Se io prendo una fotografia di questo insieme e centro sul volto di Marisa, che è quello che mi interessa, e se guardate quel fotogramma, l'obiettivo è, nella sua fissità e durezza, lascia scappare giustamente tutta una parte di questa sala che è fuori dal mio intendimento, che volevo fare il volto di Marisa, che però non è sulla luna, è qui, è in questo mondo. Ora, il pericolo nel pittore, in un pittore che per esempio ha questa visione mentale e non completa che deve decostruire, è quella ad ogni costo di farci rientrare tutti quelli che non ci debbono rientrare e che magari tu riesci a realizzare soltanto con una pennellata di rosso, o che semplicemente puoi annullare attraverso uno spazio lasciato vuoto che sembra non finito, e che invece, se è funzionale secondo quell'ordine di ragionamento che ho cercato di spiegare, è completamente finito, è completamente spiegabile e giustificabile. Ed è quello per cui le opere del presente tante volte sono difficili da leggere nel modo giusto, proprio perché anche chi guarda si riporta a una visione del dipinto che è quella di altre epoche, di altri momenti, di un'altra costruzione del dipinto medesimo. E qui arriverei un po' alla conclusione di queste tre o quattro chiacchierine. Insomma, cambiamenti epocali degli ultimi anni hanno riproposto il problema di identità per i ricercatori di qualsiasi campo, e quindi anche per un pittore. In una testimonianza, poco prima di morire, Argan, non sono mai andato molto d'accordo con Argan, ma quella testimonianza, in un convegno proprio del 91 mi pare, diceva
che nell'attuale società dei consumi non c'è più posto per l'arte. Una sua vecchia tesi, riproposta con disperata efficacia. Sta di fatto che il pittore come imitatore e anche il pittore come interprete ha uno spazio ben ristretto. Rimane il testimone, il diritto, dovere di pensare, e per chi si serve di segni e colori di pensare pittoricamente. Che cosa significa pensare per immagini? Non certo una traduzione con i colori di un pensiero altrimenti formulato, quello che ho cercato di dire fino adesso, ma una dimensione diversa del rapporto dell'individuo con se stesso e con il mondo. E qui il campo si allarga veramente. Se, quando io adesso ho finito, Papi volesse, c'è un suo libro recente in cui c'è moltissime cose, ma ci sono anche due pagine in ultimo che sono nate proprio da... Sono nate tra noi due, insomma, perché parlando di queste cose di cui vi ho detto, insomma, se volesse dire qualcosa su questo del pensiero pittorico, lo dice meglio di me, ecco. E qui il campo si allarga veramente. Chi guarda un quadro è coinvolto in una realtà sconosciuta. Questo bisogna mettersi in mente. Quando si guarda un quadro, quando guardo un tuo quadro, si dice: ma che cosa vuol dire questo? È perché non si vuol fare la fatica, insomma, di pensare che in quel quadro ci può essere un pensiero che non può essere espresso che in quel modo, non in un altro modo, soltanto in quel modo. E però bisogna risalire, bisogna fare questo sforzo per risalire. Naturalmente è uno sforzo che l'artista deve offrirti, deve darti la materia perché tu faccia questo sforzo, però questo sforzo merita di essere fatto. Chi guarda un quadro è coinvolto in una realtà sconosciuta che gli giunge attraverso un percorso del quale ignora i passaggi. L'attenzione si ferma su dei colori, dei segni che di per sé stessi, senza una segreta accensione, che sono state quelle dell'artista, ci sono estranei. È la corrispondenza tra l'opera e noi stessi che ci rende partecipi di un evento culturale. Chi dipinge è anche spettatore del suo lavoro, naturalmente. Quindi anche lui, anche noi facciamo fatica a capire quello che abbiamo fatto. Lo si capisce molto male. Subito fatto non lo si capisce, insomma. Chi dipinge è anche spettatore del suo lavoro, in quanto tale parzialmente distaccato dal processo creativo che segue vie accidentate. Non sempre l'artista è buon giudice di ciò che fa. Le qualità che rendono acuto un osservatore fanno difetto a chi è immerso per altri versi nel magma artistico, il che non vuol dire che poi qualche volta non si riesca anche ad azzeccarla, ma non sei buoni lettori di se stessi, per cui le poetiche degli artisti vanno prese con le pinze, sono quelle che sono, vanno prese come un dato dell'esperienza e come tale sono estremamente importanti. E allora ecco quella che può essere la mia conclusione, è che un artista ha un magistero dell'esperienza e questa vale. Io dico la verità, non so quello che sono riuscito a fare in 50 anni, ma ho rispetto della mia esperienza, perché questa mia esperienza è nutrita di questi rapporti, di questi livelli, di questi dubbi, di questa sperimentazione, insomma. E quindi il continuare giorno per giorno a partire da zero, sapendo invece di avere dietro 50 anni di esperienza, questo è un segno che si può, che l'arte non muore e che quindi quello che diceva Argan, malgrado i tempi terribili,
non è vero. Adesso abbiamo un pochettino di sì. Tempo. Sì, 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 abbiamo una mezz'oretta. Abbiamo una mezz'oretta di tempo. Perché non ti fa vedere un suo quadro e ne parlo? Un'altra volta, una volta possiamo farlo. Siamo qui sullo studio museo, se una volta volete che lo facciamo, si può fare. Può essere interessante, sì, effettivamente può essere interessante. Ripeto, in questo laboratorio psicanalitico non sono andato solo io, ci è andato Tadini, ci è andato Alice Cavaliere, Alec. Appunto, perché poi è il punto di partenza, sono gli approcci che sono diversi, ma poi si arriva poi a... Certo, è molto misterioso questo il lavoro per cui si realizza un risultato artistico. Josué, di fronte al discorso di Ernesto, in certo senso così appassionato su quello che è il cammino che porta all'opera, mi viene in mente una cosa che sotto un certo aspetto è quasi tragica, cioè il distacco dell'opera dell'artista. L'opera ha una propria autonomia e che l'artista non è in grado assolutamente di percepire al momento in cui la compie. E dopo anni finalmente ho portato a termine la lettura del Saturno, la Malinconia, Pianoschi, eccetera. Ma è possibile, indubbiamente dure certe cose che sapete, ma è possibile che nella Malinconia prima di Dürer ci fossero tutte quelle cose che sono venute fuori in quelle 400 pagine di libro? Per di più, la Villa dei Misteri di Pompei, per non parlare delle grotte di Lescaut, soprattutto per la pittura e per la musica, vale questo più che forse per la poesia, no? Per quanto che siamo Omero, eccetera. Hanno una loro capacità e possibilità di interpretazione nel corso dei secoli che va benissimo, che va completamente al di là di quella che è la volontà dell'artista di esprimersi e di dar vita a qualche cosa, no? Cioè l'arte si rinnova in una maniera che indubbiamente è legata allo svolgimento storico, ma anche è connessa a qualche cosa di intrinseco che l'arte ha indipendentemente o al di più di quello che qualcuno ha voluto esprimere o dire. Bene, diciamolo. Prego. Qualche domanda? Sì, perché... ci sono. No. Io volevo chiedere una cosa, ho trovato molto stimolante questo discorso, anche perché ci sono dentro a livello emotivo, a livello sofferto, anche a livello, se vogliamo anche ludico, tutto il dramma e anche la passione della pittura, perché chiamo la pittura penso che siano parole molto sentite. Però mi ha colpito, alcune parole mi hanno colpito proprio certi dati linguistico-tecnici. Il fondo che partecipa dell'opera, cioè il fondo a vista, la trasparenza, la luce, questo insistere sul guizzo, sulla rapidità, sulla luce, sul fondo. Ho fatto un parallelo, venuto spontaneo, con De Pisis. Io chiederei se lei si sente vicino a questo artista per alcune cose, per tante o no? Io mi sento molto vicino a De Pisis, anche se l'epoca è già diversa, perché il rapporto col dato reale di De Pisis, il mio, a parte il valore, dico, è diverso. Il legame di De Pisis con l'oggetto e la figura è ancora è di carattere impressionistico, è di rapporto proprio da oggetto a soggetto. E nel mio lavoro è più astratto, ecco, tra virgolette, il mio procedimento.
Sì, è più astratto, ci sono altre componenti, ecco, altre componenti. Di più non so dire, ecco. Ma volevo dire una cosa. Sì, prego. Per me la pittura mi ha salvato tante volte, anche oltretutto. Perché ho avuto anche dei periodi terribili, veramente. E poi a un certo punto sono risolta con questo. Veramente proprio, perché io ho avuto, per esempio, un incidente di macchina terribile, una quindicina d'anni fa. E poi sono venuta fuori con questi materiali nuovi, che non so come mai li ho tirati fuori, dicendo che voglio riavere i fiori vivi e i frutti veri della vita. E anche adesso che ho avuto una disgrazia terribile, perché purtroppo mi è morta una mia figlia in un incidente di mare, sono risorta pensando a lei e facendola andare verso le isole felici prima di stelle. Certo. E questo per me è il mio supporto di cui tu parlavi, il materiale. E poi ho usato anche tanti materiali vari. Un altro? Prego, Giovanni. Ma sono d'accordo su quanto dicevi a proposito di Argan, ma credo forse che Argan intendesse l'arte come struttura che fosse indicativa di un certo tipo di società, non tanto come presenza e testimonianza individuale di quello che è un dato poetico della realtà, appunto inserita in quello che sono, diciamo così, le problematiche che la società attraversa. Cioè, intendo dire, io penso che, soprattutto oggi come oggi, dati i tempi, la testimonianza è una testimonianza che si pone non soltanto come presenza, così, quasi che assiste a farsi delle cose, ma penso che sia molto partecipe proprio di quella che è la drammaticità del periodo che si attraversa. E quindi resta, se non altro, come testimonianza, ma di una testimonianza che è abbastanza vigile e che, pur essendo inserita nel quotidiano, e tuttavia tende ad andare oltre il quotidiano, che mi sembra quello che dicevi molto bene tu. Bene, d'accordo. Qualcun altro? No, se non magari dice qualcosa. Ovvio. È giusto quello che è stato detto, soprattutto perché proprio in questi giorni è uscito la tecnica della pittura di Previati, che parla proprio delle trasparenze e della chiarezza, è della Liberty House di Ferrara, ed è un volume uscito nel 1903 e che solo adesso è stato ripubblicato da Torrese, il famoso restauratore Ferrini. E le stesse parole, mi sembrava di sentire quello che Previati scrive. Questo mi fa piacere. Sì, perché evidentemente c'è un riferimento di periodo. Comunque, come dicevo, delle poetiche dei pittori bisogna prenderle con le molle, insomma. Sì, cercherò di farti parlare ancora. Cioè, tu hai detto sono più astratto di De Pisis, però hai detto anche che vedere, no? E pensare, prova un po' a mettere insieme queste tre cose, un poco più astratto, vedere e pensare, cioè un vedere che è un pensare che non può che essere, che esistere attraverso un vedere, no? Perché non è il pensare del rapporto significante e significato della matematica, non è quello lì, quello è un altro pensare, no, è un pensare attraverso un vedere, però il tuo è un vedere un po' più astratto. Di preciso che cosa vuoi dire? Non so, provo a rispondere in un modo che apparentemente non c'entra, ma vediamo se poi invece c'entra. Io credo che noi dobbiamo i quadri di Van Gogh a quei disgraziati che, quando Van Gogh era andato a predicare nel Borinage ai minatori, ai poveretti, gli hanno detto che non era capace. E come si dice, gli hanno tolto la licenza, insomma, ecco. E allora Van Gogh, che voleva
il suo pensiero umanitario, ad ogni costo scaricarlo in qualche modo, ha dato tutto alla pittura, che invece era, per breve tempo, perché la vita di Van Gogh, l'opera di Van Gogh si è bruciata in un arco di tempo molto breve, era tutta rivolta alla predicazione, alla risurrezione della gente. Cioè c'era un'idea, c'era una... Ecco, i quadri di Van Gogh sono astratti rispetto al girasole che dipingeva, insomma, perché c'era quel coinvolgimento di vari livelli che ho cercato di dire, insomma. Non so quindi, se è pertinente. Quindi, è pertinente. Quindi questo pensare significa anche saper astrarre, saper essenzializzare. Saper buttare nel calderone, insomma, che fino al momento in cui tu operi, in cui dipingi, ecco, buttare molta, molta cosa. Io con questo non voglio mica dire che Di Pisis fosse superficiale, per carità del Signore, insomma, ecco. Certamente il suo approccio con la realtà era di un altro tipo. Sì, ma questo mi sono convinto anch'io, e mio era un raffronto proprio dal punto di vista, se vogliamo, più tecnico, di scioltezza, di segno, di colore, di atmosfera. È chiaro che ognuno ha una personalità diversa, si tratta anche di una... Se mi permette, oltre il paragone con De Pisis, allora si potrebbe dire anche per la mia pittura che per certi versi è una pittura gestuale, è vero, ecco, ma è molto diversa, come terminale è una pittura gestuale, ma l'origine è completamente diversa, insomma, ecco. Quindi direi che non è né impressionistica né gestuale. Mi pare che aveva chiedo scusa se non riuscirò ad esprimermi bene, perché nonostante che non sei onesto, ho fatto molti comizi, ma in queste occasioni è molto difficile anche per un sindacalista breve. Io credo che sia difficile fissare dei colori su una tela e definirli secondo un'immagine che noi stessi ci creiamo, proprio perché esistono in noi delle contraddizioni fortissime, delle contraddizioni e delle oscillazioni anche. Io parlo di brevi esperienze, di esperienze non certamente rapportabili a quelle di Ernesto, ma si può partire con degli obiettivi e arrivare poi alla fine di un discorso pittorico con dei risultati completamente diversi. Esistono poi delle esperienze tremende, direi, dal punto di vista pittorico. Non so, per esempio, se io dovessi paragonare la tua esperienza, per quello che ne so io, per il periodo che ti ho seguito, che è un periodo molto lungo, e così via, le esperienze vissute da Bacon, per esempio, sono due mondi completamente opposti. Il problema è se questi due mondi possono coesistere, e coesistono, ma qual è la validità rispetto alle opere che sono state prodotte? Bacon, a proposito della spontaneità, osservando la pittura dei bambini che tu giustamente citavi, eccetera, ed altre esperienze a livello emotivo, sosteneva che tutto o quasi tutta la sua esperienza e ciò che aveva realizzato pittoricamente era dovuto al caso. L'intervistatore, questa è una delle ultime interviste prima di morire, gli chiese: ma allora anche la sua cameriera può fare i quadri che fa lei gettando il colore sulla tela? La risposta di Bacon è: la differenza, ecco, i metodi fra me e la mia cameriera è questa, che io posso completarlo il quadro, ma la mia cameriera può soltanto buttare il colore sul quadro. Ora, io credo che noi ci troviamo di fronte a delle esperienze diversissime, a delle conclusioni completamente opposte, per cui credo, anche se sto per dire una cosa banale, uno schema valido per tutte queste esperienze non esiste. L'ultima osservazione è questa, considerazione più che un'osservazione.
In un momento così confuso come questo, in un momento così tragico, è difficile produrre dei quadri pittoricamente lievi e felici. Grazie. Dopo un po' rispondi. Sì. Buon intervento. Attilio Zanchi è un politico, un sindacalista che negli ultimi anni ha cominciato a dipingere e dipingere. Grazie a te. Buone osservazioni. Io credo che possiamo. Vuoi chiudere? No, no. Andiamo avanti. C'è Stefano Cresto. Ecco, di quello che hai detto mi è tanto colpito la conclusione. Dopo 50 anni ricomincio da capo. Ecco, questa espressione sono quelle espressioni folgoranti che sono lo scatto di un poeta, può dire, dopo 50 anni io ricomincio da capo. Giacometti diceva, io disegno perché non so disegnare. Ed è lì che Giacometti può anche mettersi tu per tu con Picasso. Dice, no, io disegno perché non so questo. Ma il fatto è che è vero così, capisci? La vera questione è che sembra che si dica, ma è così. Questo che è molto bello. Il fatto di non saper disegnare, di aver coscienza di non saper disegnare, è l'inizio che comincia a disegnare, insomma. È tutta lì, come la parola. Questo che è molto bello. E poi questo aspetto che hai illuminato bene per De Pisis, è vero che sei al di là di De Pisis, anche se è comprensivo questa esperienza, però in te, come un uomo, ci sono state tutte queste esperienze politiche, sociali, culturali, tutte queste interferenze, però dove io ti sono vicino è che tu, nonostante o anche per tutte queste esperienze, fai un fiore, una piccola marina, un frammento del mondo, e in quel frammento del mondo c'è una nuova consapevolezza, c'è quello che diceva Sulmi, non c'è la metafora, non c'è l'idea, non c'è la parola, è il modo di sorgere e di ricadere. E questo che è il modo di sorgere e di ricadere. Per cui anche quando sei venuto una volta a Busto Arsizio è la città più impoetica del mondo. Non c'è una città, è la più impoetica del mondo. Non d'Italia, del mondo.